Salve cacciatori, la nuova Culvetarot Master Rank ha portato con sé nuove armi, trascinandosi dietro anche le vecchie abilità che alcune di esse possedevano, come il critico elementale integrato. Molti di voi sicuramente si saranno chiesti, sono più o meno forti delle armi Safi? Con questo video vorrei fornirvi delle linee guida per quanto concerne il ramo di cui sono assiduo utilizzatore, ovvero quello delle doppie lame. La cosa più importante che personalmente faccio è quella di suddividere i set in due macro categorie, i set da speedrun e i set da farming. Benché molto spesso in Monster Hunter World base le cacce di farming potevano tranquillamente essere portate a termine utilizzando un set meta, in Monster Hunter World Iceborne il trend è leggermente cambiato, complice il fatto che i mostri introdotti in questa nuova espansione si muovono sostanzialmente di più ed effettuano attacchi AoE che infliggono ingenti quantità di danno, che in alcuni casi possono effettivamente essere difficili da evitare, soprattutto se si gioca multiplayer. Nella nostra analisi partiremo proprio da questi ultimi set. L'introduzione di Safi Jiva a dicembre aveva portato ad un meta shift per quanto riguardava le armi che prediligevano l'elemento. Infatti l'utilizzo di 3 pezzi Safi più 2 pezzi Velcana aveva soppiantato nel contesto speedrun il classico Lo Sargento che si usava sino a quel momento. Il bonus Safi, unito al critico elementale di Velcana, aveva un beneficio maggiore in termini di danno rispetto al solo critico elementale puro. Se questo era vero nel contesto speedrun, non era altrettanto così nel contesto farming, in quanto i set meta che richiedevano l'unione di Safi più il critico elementale non erano molto flessibili, e quindi si era impossibilitati ad inserire abilità difensive all'interno del set. Per certi versi, per farmare, si usava comunque il set Lo Sargento. Con Culvetarot, invece, il trend è totalmente cambiato. Le nuove armi hanno già il critico elementale integrato e unito al full set Safi hanno un notevole vantaggio rispetto al passato, sia in termini di speedrun sia in termini di farming. La serie di set che vi mostrerò sarà valida per tutte le armi con elemento, tuono, acqua, drago e ghiaccio. Nella stesura del testo mi sono reso conto di quanto il discorso sia complesso e intricato se lo si vuole affrontare nella maniera quanto più completa possibile, quindi cercherò di andare in maniera ordinata, utilizzando un linguaggio quanto più semplice e poco contorto possibile. Cercherò di non creare confusione. I set che mostrerò sono molto spesso delle semplici variabili che ho cercato di creare per venire incontro a quei giocatori che non hanno la possibilità di inserire determinati gioielli e abilità, per quanto sono comunque set da endgame inoltrato, quindi un minimo di farming è oltremodo richiesto. I set proposti, nonostante abbiano delle volte notevoli variazioni di danno, sono comunque efficaci e se usati in maniera corretta portano alla conclusione della caccia in tempi medio-brevi. Altra nota che ci tengo ad inserire è che, in contesto di farming, non conta nulla ritardare la caccia di 1 o 2 minuti, quello che conta è portarla a termine in tempi umani, in sicurezza e con divertimento. I primi set, che appariranno, richiederanno l'uso delle pinne di sgombro coltello più, che attualmente sono facilmente farmabili con la quest evento Sgombri coltello multiuso. Questa è la prima variante, quella più performante per il farming, richiede gioielli abbastanza rari come 2 istigatori più e un attacco più. Se non avete il gioiello attacco più, potete ottenere la medesima performance con quest'altra variante. In assenza di questi gioielli, la variante che più si avvicina ai primi due set richiede il risentimento più e un solo istigatore più. In alternativa potete optare per quest'altra opzione, analoga in danno alla precedente. Se la fortuna è stata poco buona con voi, potete utilizzare questo set che non richiede istigatore più e attacco più. Quest'altra variante ha un danno un pochino inferiore rispetto a quelle precedenti per via dell'inserimento di estensione oggetti 3, che consente di raddoppiare l'effetto di strato protettivo, rendendo di conseguenza più consistente l'intero set. Qui passiamo ad una concezione diversa. Per chi non ha la possibilità di usare le pinne sgombro coltello più, rinunciando ad un po' di danno, può inserire affioratura veloce ed usare la normale cote. Anche in questo caso vi fornisco una variante che non richiede istigatore più. Quelli che non possiedono nessun gioiello raro, c'è la variante semplificata. Per chi non è confident nell'utilizzo del set Safi, in quanto toglie vita ad ogni attacco, può comunque sfruttare ancora il critico elementale puro. Qui bisogna fare una piccola premessa prima di visionare i set. Quanto più è alto l'elemento, più il critico elementale puro risulta efficace, mentre a valori di elemento più bassi la combinazione Safi più critical element risulta più vantaggiosa. Per
ulteriori approfondimenti vi invito a cliccare in alto a destra nel pop-up che si è aperto per capire come funziona l'elemento. In linea generale, i set che sfruttano il critico elementale puro sono in ogni caso inferiori rispetto ai set precedentemente mostrati. Entrando in questa disamina, le prime due varianti da analizzare sono relative alle doppie lame con elemento tuono. Vi ricordo che il critico elementale e il critico elementale puro non sono sommabili tra di loro. Questa è la variante delle chiar cadaci con il critico elementale puro, mentre questa è la stessa variante utilizzando le safi tuono. Se andiamo ad esaminare con attenzione gli IFR delle due armi, notiamo come le chiar hanno un quantitativo di danno maggiore sulla carta rispetto alle safi, ma nella pratica ciò non è vero. Perché se prendiamo in considerazione il danno che queste doppie lame fanno sulla testa del Nargacuga, ad esempio, notiamo come le safi tuono, che possiedono un elemento maggiore, facciano effettivamente praticamente più danno rispetto alle chiar, che hanno un IFR maggiore. Questo a dimostrazione che il critico elementale puro lavora meglio per quantità di elemento più alte. Un altro aspetto da tenere ovviamente in considerazione, oltre alla quantità di danno elementale che ha la nostra arma, è quanto elemento prende il mostro a quella specifica parte del corpo. Questi due aspetti, uniti insieme, ci permettono la scelta di un'arma anziché un'altra. Per completezza, mostrerò sempre le due varianti, sia con le Chiar sia con le Safi. Il set precedentemente mostrato montava due gioielli occhio critico più, che, come ben so, non sono facilmente reperibili. Pertanto, vi è una versione semplificata che non richiede strato protettivo e in quanto vi è un augment in acutezza 5. Come avete potuto notare, questi set erano appositamente costruiti per le doppie lame tuono, in quanto montavano i parabracci di Kirin. Esistono però delle varianti sia per queste doppie lame che per quelle acqua, drago e ghiaccio, sostituendo semplicemente l'amuleto o i relativi gioielli elementali. Con l'introduzione del Brachydios rabbioso è possibile sfruttare il suo elmo per ottenere una quantità di spazi gioielli maggiore. Questa invece è l'alternativa più comoda e più semplice da realizzare, grazie all'inserimento di un augment in acutezza. Se volete, potete usare anche la variante con le chiar cadaci. L'ultima tipologia di set che affronteremo è quella che utilizza Frostcraft. Questa abilità richiede un playstyle completamente diverso a quello a cui siamo abituati, in quanto il danno risulta maggiorato nei primi attacchi che effettueremo dopo la spoderata. Si utilizza molto spesso questo tipo di set abilità se si effettua in maniera più marcata il trap spamming, che ci costringe a rinfoderare l'arma. Personalmente non è un set che mi piace per via del mio tipo di gameplay, ma è comunque una valida ed efficace alternativa. In tutto il discorso precedentemente srotolato non ho esaminato il fatto cenno delle dual fuoco. Le due varianti che abbiamo a disposizione sono le Chiar con il solito full safi, con acutezza blu infinita, le Safi con il set lo sargento, variante con strato protettivo, e la variante senza strato protettivo e acutezza 5. Quali sono più forti? In questo specifico caso risultano leggermente più forti le Chiar, anche se l'acutezza blu può causare dei problemi in quanto alcune corazze di determinati mostri sono estremamente dure e si rischia di rimbalzare. Dipende ovviamente dal tipo di mostro che si sta cacciando, dal playstyle del giocatore e dalla sua confidenza con la caccia. Per quanto riguarda i set da speedrun, questi sono set improntati semplicemente ad effettuare il maggior danno possibile, anche un singolo punto di turno può fare la differenza. I set meta sono comunque soggetti a piccole variazioni in base alla caccia che si sta dando ad effettuare, se essa è lunga o corta, se TA o freestyle. Il set attualmente ampiamente in uso nelle speedrun è questo qui. Ovviamente in base al tipo di dual si scambiano i gioielli per il relativo elemento. Per quanto concerne le chiar fuoco abbiamo il set full safi, mentre per le safi fuoco abbiamo il 3 pezzi safi più 2 velcana, per ottenere appunto il critical element. Per quanto riguarda questi due tipi di armi, se prendiamo in considerazione la testa del Kirin, vediamo come il danno delle Chiar è leggermente maggiore di quello delle Safi. Per contro però le Chiar hanno sia acutezza pressoché infinita, quindi non vi è la necessità di cotare, ma la loro acutezza è blu.
il che potrebbe causare, come detto in precedenza, alcuni problemi su alcune corazze di determinati mostri. Nel corso del video non ho affrontato il discorso che riguarda le dual status, e più precisamente le dual scoppio. Sarebbe uscito un video estremamente lungo e ancora più tedioso. Affronteremo il problema più avanti. Nel frattempo, vi ringrazio per la visione e vi auguro buona caccia. Alla prossima!